Sabrina Ferilli, un bullo tra noi. È uno spasso ascoltare la Ferilli, almeno lei non è tra quelle con la puzzetta sotto il naso, con pretese di analisi acuta e spiritosa dei fatti quotidiani. Niente autori alla penna con filosofi come Davi o Cacciari, ma piuttosto belli omaccioni tosti, con mascelle robuste e spalle da pugili, in grado di resistere agli assalti della Sabrina, che quando è con l'uomo giusto, guardo, tocco, spoglio e poi mi sdraio. Ma sì, andiamo dal Chiambro a dichiararlo, niente preliminari, se si deve fare all'amore, 2M, con lei si va subito al sodo. Il ben capitato non deve che aspettare che la Sabri gli tiri giù i calzoni e si appropri delle gioie nascoste, nell'attesa che il nostro si riveli all'altezza, in tutti i sensi, chiaro. Il Chiambradores non le ha chiesto però alcune cose che integriamo noi. Quali sono le misure preferite? La circonferenza deve essere ampia oppure ci deve essere anche un'altezza adeguata? È tra le fautrici del «la misura non conta, basta che funzioni tutto e bene», oppure è tra le più esigenti, quelle che vogliono tutto, misure alte prestazioni, anzi, altissima efficienza, a ciclo continuo? Come Alba Parietti, la figlia del partigiano Johnny, la Sabri rivendica la sua stretta provenienza da una famiglia al cui padre è uno dei tanti oscuri funzionari della regione, e grande attivista political sindacalista, da cui ha ereditato la sua foga per il PDS, ora VS. Sentitela mentre definisce quali differenze ci sono tra sinistra e destra, la sua risposta è tremenda, basta vedere chi è, cosa fanno le persone di destra, per capire chi siamo noi. Elementare Watson, nella più stretta garbatella. E pensare che anche il signor, buongiorno, buonanotte, amici della notte all'ascolto, prima del nuovo giorno, l'aveva intervistata, con ben altre domande, da cui emergeva una Sabri che frequenta solo poche amicizie, tutte parte di una cerchia ristretta, completamente sopraffatta dall'amore per la nipotina e, udite, udite. Il sesso non è mai stato importante per me, perciò non ho bisogno di un rapporto fisico stretto, mi basta avere qualche amicizia con cui uscire al cinema e per una girata. Non si parla dal Chiambra della sua relazione con l'allora direttore generale pro tempore della Rai, Flavio Cattaneo, i suoi strani movimenti a Parigi, quando ciascuno, con aerei separati, si trovava in uno stesso albergo, magari in camere separate. Della sua intervista, secondo cui il Cattaneo non parla di sposarsi, si gode il meglio della relazione e poi si vedrà. Ecco, nello stile concreto, realista e materialista di un avvocato della Camera del Lavoro, la Sabri ci dà il meglio di sé. Quella di una bulletta non di periferia, certo. Comunque, sempre meglio delle Miriam Mafai, o delle Parla con me Serena Dandini, versioni non sexy della Ferilli. A. Marini. C. 2010. Perdenti.com.